Sono Vittorio Livi, amministratore unico di FIAM Italia. La mia storia inizia nel 61, quando ho cominciato come vetraio, producendo vetri per l'industria del mobile ai primi albori. E nel 73 ho presentato la FIAM Italia, che appunto col suo catalogo è stata la prima azienda al mondo a realizzare elementi d'arredo in cristallo curvato. Poi ho capito anche che naturalmente non potevo essere io l'unico protagonista anche nel disegnare queste cose. Ho cominciato ad avere le prime esperienze con dei designer che già da allora erano bravi, che poi sono diventati tutte stelle internazionali, da Achille Castiglioni, Cini Boeri, Enzo Mari, Vico Magistretti, a Massimo Morozzi, a Libeskind, da Fuxas, cioè tutta una serie di architetti che hanno aiutato la FIAM a farsi conoscere meglio nel mondo, essendo già loro degli architetti molto particolari. Noi con i nostri prodotti ci rivolgiamo ad un pubblico molto attento, che riesca a capire qual è il bello della lavorazione del vetro, perché i nostri maestri vetrai nel costruire un prodotto sono altrettanto importanti come il progettista, perché voi pensate che all'interno del forno ci sono 650-700 gradi. Andare dentro con degli attrezzi per plasmare il pezzo non è una cosa certamente facile, quindi tante volte il progettista va dal maestro vetraio e si fa suggerire quale forma è meglio fare in quel punto per dare forma all'oggetto stesso. E lì la sensibilità del maestro vetraio fa sì che ogni pezzo poi sia un pezzo unico. Noi abbiamo bisogno di far capire al mondo che il vetro è una cosa molto bella e molto importante per il futuro dell'uomo stesso, no? Perché è un materiale ecologico, è un materiale che si può riciclare all'infinito. Per cui se uno riesce a fare delle cose belle, non fa altro che aumentare la cultura del vetro, no? La gente comune che invece ha paura di questo materiale.